Salve a tutti. E allora andiamo a vedere una modifica da fare sul Mini Cooper 16 valvole 1.6, proprio perché andiamo a cambiare sia gli alberi a camme, in questo caso sia come l'aspirazione e lo scarico, e nello stesso tempo tutte le valvole verranno cambiate proprio perché sono già al limite di sia di consumo ma anche di affaticamento come lavorazione, e poi riprenderle non vale la pena proprio perché lo spessore sulla testa va a diminuire e non va più a chiudere bene la tenuta sulle valvole, qua sulle sede valvole. E un altro discorso di andare a fare, non tanto di andare a lavorare proprio l'interno dei condotti, perché come sezione già è molto ampia se andiamo a vedere come sezione di passaggio. Quindi farò vedere, ora lo andiamo a vedere, ma andiamo ad adeguare un po' qui l'uscita prima della valvola, quindi prima della camera andiamo a ripristinare la lavorazione sia sull'aspirazione ma anche sullo scarico. Sullo scarico intanto come finitura si andrà a riprendere il passaggio interno proprio perché sullo scarico qualcosa di lavorazione verrà fatta proprio dopo il guida valvola. Quindi andiamo a vedere, dopo il guida valvola si andrà a fare qualche lavorazione proprio perché il passaggio è più stretto, e adeguiamo soltanto le pareti, quindi possiamo andare a lucidare lo scarico, mentre sull'aspirazione andiamo adeguare quel materiale in più che c'è, che non ci permette di avere un'uscita bene in camera. Intanto andiamo a fare prima una prova di flussaggio prima e poi dopo per vedere in quanto è il guadagno che andiamo ad avere. Sul discorso degli alberi a camme, anche se poi farò vedere pure la modifica che si andrà a fare come irrobustimento delle camicie su questo motore, sulle camme andiamo a vedere che una lavorazione che da poter controllare. Intanto qui andiamo a vedere che sull'aspirazione abbiamo bene o male un comportamento del condotto che dobbiamo soltanto adeguare in fondo, quindi prima della valvola andiamo a fare una lavorazione in questa parte per adeguare la sezione di passaggio. Sulle pareti soltanto andiamo soltanto a levigare quello giusto per fare l'effetto parete. Invece sulla testata, in questo caso, se andiamo a vedere, qui c'è un problema che quindi sugli alberi a camme è bene effettuare. Qui c'è una leggera fusione quindi dell'albero a camme che si è qui si è andata a sciogliere un po' con la testata, quindi dobbiamo andare a ripristinare questo passaggio sia dell'olio in questo caso e adeguare le giuste tolleranze sui cappellotti dell'albero a camme. Quindi in questo caso andremo a effettuare l'allineamento dell'albero a camme che, come giusto che sia, per poter funzionare bene. E dopo aver sistemato gli alberi a camme, poi si andrà a sostituire sia le guide e rettificare le sede valvole, proprio perché, ripeto, dobbiamo andare ad accoppiare le valvole nuove con il discorso delle sede che andiamo a rettificare. Altra cosa che poi andiamo a fare, dopo un primo controllo di flussaggio, al lavoro finito, andiamo a vedere poi, diciamo, il guadagno che andiamo ad ottenere lavorando i condotti, o perlomeno andare ad adeguare il passaggio sulla sede valvola sia di aspirazione che di scarico. Invece questi sono gli alberi a camme della Cattecam che andiamo a montare per andare a fare questo tipo di modifica, quindi con delle alzate diverse e delle aperture un po' diverso dall'originale.
Quindi andiamo a vedere un po' anche la modifica sul monoblocco che cosa si va a fare. E allora, ho fatto le quattro prove sulle due condotti lavorate, quindi sia lo scarico che l'aspirazione, facendo le prove su quella lettura originale e quella lavorata. Intanto vado a dire che nei passaggi dei condotti vanno lavorate soltanto il sottosede valvola. Quindi né la camera e nemmeno i condotti di per sé vanno lavorati se non lucidate lo scarico e una leggera levigata sull'aspirazione proprio le pareti, ma proprio una passata sottile proprio per andare a togliere eventualmente quelle bavature di fusione, ma senza perderci troppo perché altrimenti andiamo fuori misura. E con queste due semplici lavorazioni, anche se l'aspirazione è più delicata da lavorare perché in due sensi va a perdere, quindi sembra che migliora in alto, ma nelle basse aperture peggiora, quindi è inutile andare a lavorare in questi due punti. Invece c'è da lavorare soltanto nel punto giusto per poter migliorare, perché eventualmente lavorare i condotti non va ad avere un miglioramento. Questo è quello che vado a vedere sulla prova di fossaggio, ma andiamo a vedere un po' i dati di lettura e andiamo a valutarlo meglio. E allora, questa è la prova sull'aspirazione, prima quella effettuata a testata normale e poi dopo un successivo lavorazione, come ho detto, sotto sede valvola, questo è il guadagno ottenuto, che poi lo andiamo a vedere in cifre. Un ulteriore miglioramento poi finale è stato questo qua. Se andiamo poi con ulteriore lavorazione, qui andiamo a perdere nelle basse aperture e qualcosa si migliora in alto, ma sempre non superando questo valore. Quindi a volte lavorazione qui nella parte dei condotti non va a incidere, e nemmeno qui in camera, almeno su questo tipo di testata, perché dobbiamo mantenere inalterata l'inclinazione del condotto. In questo caso va lavorato soltanto questo punto sotto sede valvola per andare a migliorare quel flusso mantenendo la direzione del flusso, quindi del condotto stesso. E allora, invece sullo scarico, se andiamo a vedere sia l'aspirazione sullo scarico, andiamo ad avere lo stesso tipo di miglioramento. Quindi questo in viola lo scarico originale che già di per sé va a superare l'aspirazione, quindi lo scarico in proporzione sull'aspirazione che poi con la pressione della turbina va a incidere sul miglioramento di riempimento, però andiamo a vedere che supera quindi l'aspirazione come miglioramento efficienza e va a migliorare un po' sia lo scarico, perché andare ad aumentare poi le sezioni di passaggio dello scarico, come abbiamo visto in qualche altra testata, andava a perdere. Quindi la parte finale non va lavorata, il condotto nemmeno, quindi va lavorata anche nello scarico questi qua, ma in alcuni punti, nemmeno in camera. E queste due prove sono state fatte sempre lasciando le valvole originali. Questo è quello ottenuto. Ripeto, con piccole lavorazioni sullo scarico e proprio le rifiniture anche come gradazione nelle sede valvole. Quindi andare a migliorare un po' quel profilo sede valvola, cioè non andando ad avere una sezione di passaggio più ampia, ma soltanto sistemare l'angolatura della sede valvola. Quindi andiamo a vedere un po' in cifre che cosa comporta questo miglioramento. E allora, questa sul condotto di aspirazione, vediamo le due linee di simulazione a confronto, cioè delle prove del fossaggio, e qui i dati che andiamo ad avere come riempimento. In alcuni punti abbiamo più margine, quindi da 116-127 abbiamo migliorato 10 cfm, qui 8, quindi il miglioramento l'abbiamo in tutto l'arco della curvatura del condotto. Ma soltanto, ripeto, senza andare a lavorare il condotto, ma soltanto come abbiamo visto, nel sottosede valvola.
Sullo scarico, questo è anche il miglioramento sullo scarico che abbiamo avuto sia sulla fase originale del condotto senza lavorazione, e questo è tutto il miglioramento ottenuto, ripeto, soltanto andando a lavorare, e quindi qua ci sono i dati di miglioramento, in alcuni punti sono quasi 20 cfm, se non di più, ma li andiamo ad avere, come ripeto, in questa parte di lavorazione. Quindi da mezzocondotto in poi, specialmente dove c'è la separazione dei due condotti, non va lavorato, soltanto lucidata, fino alla parte finale che nemmeno va toccata come diametro di uscita, proprio per stabilire quel salto che dobbiamo avere sullo scarico. Quindi lo scarico deve avere una sezione più ampia rispetto all'uscita della testata. D'accordo? Quindi ora faccio vedere un po' la modifica che andrà fatta sul cilindro, proprio perché mi hanno fatto avere questo kit di montaggio, e lo vado a fare vedere.